Ciao ragazzi, eccoci arrivati al nuovo appuntamento con 3 minuti di Milan. Avrei voluto farlo dopo la partita, come di solito faccio, o meglio, a caldo, per dare una mia interpretazione della gara. Però non mi piace vedere i milanisti tesi, non mi piace vedere i milanisti catastrofisti, perché, ahimè, la giornata di oggi ha regalato la notizia della positività di Gigio Donnarumma e di Auge. Ovviamente il peso del primo è specifico, è importante, superiore rispetto a quello del piccolo e giovane norvegese e tutti vi state disperando. Ragazzi, io credo che non ci sia momento migliore, lo avevo fatto un video simile per Çalhanoğlu, anzi Çalhanoğlu che a sorpresa, smentendo il sottoscritto, ha recuperato e quindi partirà tra i titolari, quindi non c'è bisogno di fasciarsi la testa. È un Milan che arriva col vento in poppa, quindi è meglio sbrigarsi questa noiosa, fastidiosa, inusuale pratica del Covid-19 con il top player della squadra. Dopo il primo top player, senza il quale abbiamo vinto, arriva un altro top player, il più giovane, Gigio Donnarumma, che mancherà. Però mi auguro che, visto che il Milan è una delle squadre che ha subito meno tiri in porta, visto che abbiamo una solidità di gioco e difensiva con l'aiuto del centrocampo solido di un Kessié, che oggi ha dichiarato tra l'altro di amare e sentire come seconda pelle la maglia del Milan, che ci preoccupiamo a fare? Godiamoci la serata, godiamoci una serata, distraiamoci soprattutto dai pensieri che attanagliano tutti noi durante le 24 ore giornaliere per il caso, che sapete benissimo, della diffusione del contagio. Divertiamoci, godiamoci questo Milan. Giocherà Çalhanoğlu? È una presenza importante. Io poi tra l'altro sono convinto che Pioli lo abbia schierato proprio perché abbia recuperato totalmente dalla sua distorsione, a sorpresa, ma sarà un'arma decisamente utile. Quindi non fasciatevi la testa, tifate Milan, mi raccomando, proteggetevi, utilizzate le mascherine, perché se hanno colpito un colosso come Ibra e un armadio come Gigio Donnarumma, siamo un po' tutti vulnerabili. A parte gli scherzi, stasera grande, importante sfida per continuare la stagione e incamerare più punti possibili, fare cascina come le formichette, perché noi non siamo ancora cicale, siamo formiche, ed è anche meglio che sia interpretato così il cammino del Milan, un po' low profile. Quindi raccogliamoci davanti alla televisione, io sono pronto anche a condividere con voi gioie e dolori. Forza Milan sempre e alla prossima, ciao!